Anche a Cuneo in provincia c'è operativo un presidio di Libera, l'associazione fondata da Don Ciotti 25 anni fa ormai. Ma la domanda viene spontanea: che cosa serve Libera a Cuneo dove non c'è mafia, dove non si parla di 'ndrangheta, di camorra, di Sacra Corona Unita? Siete un'associazione inutile in pratica. Beh, intanto la presenza di Libera è dovuta al fatto che innanzitutto Libera parla di legalità e quindi non solo di mafie e antimafia, ma soprattutto di promozione e diffusione di una cultura della legalità che passa attraverso i piccoli gesti e le scelte quotidiane di ciascuno di noi, fino ad arrivare ovviamente ai sistemi più nazionali, sovranazionali, ad interrogarci rispetto anche al rapporto che ciascuno di noi come cittadino ha rispetto allo Stato, ha rispetto delle leggi e delle regole che normano il nostro vivere civile insieme. E quindi la nostra presenza è innanzitutto appunto quello di presidiare, quindi sostanzialmente sì, di far sì che un domani non ci sia più bisogno di avere un'associazione che parli di legalità, perché la legalità sarà qualcosa già di concretamente attuato nella vita e non solo nella Costituzione. A parte la provocazione iniziale, in effetti in Piemonte si è scoperto che esiste il problema mafia nelle sue varie diramazioni, già con il processo Minotauro, poi successivamente il Barbarossa, poi con tanti altri piccoli segnali che non vogliono creare, diciamo, un allarmismo ingiustificato, però segnalano una presenza in ogni caso di organizzazioni che cominciano a radicarsi sul territorio. Come dice anche l'ultimo rapporto presentato dalla DIA al Parlamento. Voi che siete, oltre che nell'ambito della legalità, impegnate anche sotto il profilo del contrasto alle mafie, cosa dite di Cuneo e della provincia? È un problema che effettivamente esiste o è una fantasia? Innanzitutto non è una fantasia, ce lo dicono tre inchieste anche molto recenti. Abbiamo appunto l'operazione, il processo Alba Chiara, che è un troncone partito dall'operazione Minotauro nel 2011, la più grande operazione contro l''ndrangheta in Piemonte, e poi nel 2018 e nel 2019 l'operazione Barbarossa e Carminius. In sostanza la magistratura e l'attività di polizia hanno effettivamente disegnato il profilo di una presenza delle 'ndrine nel nostro territorio, in particolare interessando l'Albese, ndrine che diciamo si collegano poi con l'Astigiano e con l'Alessandrino, ed è una presenza appunto attestata dalla magistratura e dalle forze dell'ordine. Questo ci porta a dire che la provincia di Cuneo non è quella provincia isola felice, così tranquilla come ci è sempre stata raccontata. C'è una presenza attestata, una presenza che non passa solo attraverso il traffico di droga, ma anche attraverso attività decisamente a volte più sottili, anche più che si insinuano più nel tessuto economico locale. Pensiamo ad esempio a tutto ciò che riguarda il mondo del gioco d'azzardo e della gestione delle sale slot e delle macchinette, ma anche le intimidazioni, gli atti incendiari nei confronti degli imprenditori, degli esercenti che non si volevano piegare, ad esempio, a versare il pizzo. Quindi queste, soprattutto le testimonianze che abbiamo avuto modo di conoscere attraverso l'attività dell'ufficio legale di Libera, che ha seguito e segue insieme ai presidi tutti i processi, ci hanno dato modo di capire che questa presenza è molto più pervasiva di quanto immaginassimo. Ovviamente nella nostra intenzione non c'è quella di allarmare più di tanto nessuno, nel senso che non possiamo sicuramente paragonare questa presenza a quella in altri territori, come ad esempio il vicinissimo torinese, ma possiamo assolutamente dire che il nostro presidiare significa anche un impegno a fare formazione e informazione per far sì che la cittadinanza, e quindi non solo le forze dell'ordine, siano in grado di riconoscere questi sistemi criminali e riconoscerne la presenza per fare sì che le segnalazioni anche arrivino in tempo e che permettano di arginare la presenza della 'ndrangheta, delle mafie nel nostro territorio. E poi soprattutto lanciare un segnale
di vicinanza, perché libera una rete di associazioni, di persone singole, di gruppi, e quindi dire a tutte quelle persone che si sentono appunto minacciate in qualche modo o che in qualche modo hanno avuto a che fare con la criminalità organizzata, che denunciare è possibile, è doveroso. È un atto che sì, richiede coraggio, ma non significa essere lasciati da soli né dallo Stato né dalla società civile.